Lo Scafati ha l'occasione di continuare la striscia positiva davanti al pubblico amico contro però una squadra ben collaudata come il Palestrina, rivincita della sfida playoff in B dell'anno scorso. Primo tentativo dei padroni di casa su questo schema d'angolo con testa che non trova l'impatto sulla sfera, poi ci prova botta, destro dalla distanza radente fuori di poco. Risponde il Palestrina ma è attento Mattiello tra i pali, ancora il numero 12 locale ad opporsi a questa conclusione dei laziali. Scafati pericoloso con questo tiro sotto misura di Fabbrini e vicinissimo al gol ancora con Fabbrini, ma si salva l'estremo Rafinha con la complicità del palo. Mattiello in tuffo sul sinistro di Marcel Simon e poi c'è questo salvataggio in extremis della difesa della Palestrina sulla ripartenza di botta. Ancora Palestrina con Daga che non riesce a chiudere l'angolo con Mattiello spiazzato, poi ci prova dalla distanza Battistoni, palo pieno e spazza via la difesa gialloblu. Nella ripresa subito un'occasione per Battistoni, Mattiello a mani aperte, poi ancora il numero 12 gialloblu su questa rocambolesca azione degli ospiti. Scafati, Santa Maria di nuovo pericoloso sul destro di testa servito da Zaro, poi è Zaro stesso ad impensierire Rafinha ed è di nuovo Palestrina pericoloso su un'altra ripartenza. La partita si sblocca al settimo della ripresa quando Zaro libera il destro al fulmicotone e porta in vantaggio lo Scafati Santa Maria. Lo Scafati sfiora il raddoppio e si salva su queste altre due incursioni della Palestrina e mette in apprensione per ben due volte la difesa campana, ma è sul sinistro di Battistoni che Mattiello deve compiere un'altra splendida parata per difendere il gol di vantaggio. La partita si chiude a 4 minuti dal termine quando Rafinha tocca la palla con le mani fuori area e l'arbitro estrae il cartellino rosso sulla punizione. Prima Fabbrini si divora il gol del 2-0, poi se lo inventa letteralmente 30 secondi dopo con questa splendida azione personale sinistra ad incrociare che fa esplodere di gioia il pala Oberdan. Col portiere di movimento però il Palestrina torna subito in partita con la rete di Da Silva dopo altri 30 secondi, ma l'assalto finale degli ospiti è senza esito. L'ermetica difesa dello Scafati Santa Maria non fa più passare uno spillo e i ragazzi di Pierrotti portano a casa un altro successo di misura che li proietta nelle parti alte della classifica.